sicuramente questo concetto di identità ha avuto tante conseguenze molto profonde, come spieghi. Una tra tutte quella è un po' di rendere il pensiero binario, che caratteristica un po' il nostro modo di pensare, no? Identità vuol dire pensare in termini di uguale o diverso, e quindi di amico o nemico. Il concetto di somiglianza rompe un po' questa dinamica, perché in realtà abbiamo diversi gradi di somiglianza con diverse persone, anche per questo gioco può essere moltiplicato. Non siamo essere uguali a una persona per tantissime cose, per età, per genere, per gusti, per provenienza, per esperienza, eccetera. Un altro concetto che la dimensione di identità secondo me nasconde, che è tornata tantissimo in quello che abbiamo detto, che fa sempre parte delle categorie di legame che la dimensione di identità nasconde, è quello di dipendenza. Quando parlavi della dimensione biologica o della dimensione ambientale, quel concetto è ancora un po' diverso, perché in realtà quando noi parliamo del legame che fa parte della nostra soggettività con l'ambiente, più che di una somiglianza, secondo me parliamo di un legame di dipendenza. Cioè, io penso che oggi siamo alla fine di un lungo percorso di crisi dell'identità, del pensiero individualista. Sono tantissime, no? Da Stirner, Nietzsche, Freud, Marx, la psicanalisi, il pensiero sistemico. Ad esempio, questo tema secondo me è molto importante. Cioè, il pensiero ambientale, ecologico, vuol dire riconoscerci dipendenti da una serie di dimensioni ambientali, quindi pensare che la nostra sopravvivenza non è la sopravvivenza individuale, ma è la sopravvivenza di un ambiente senza il quale non sopravvive nessuno, noi compresi. Una cosa che mi viene in mente proprio in quest'ottica sistemica, cioè nel pensare la relazione in senso radicale, non solo come somiglianza, ma anche come relazione con totalmente altro. E io capisco che questa consapevolezza della crisi di quest'idea arrivi al massimo grado, quindi a tutte le dimensioni anche di angoscia di questa procura. Noi oggi viviamo da una parte, è vero, il trionfo ancora dell'individuo, ma dall'altra siamo la società delle reti, la società continuamente interconnessa, la società appunto dell'antropocene, in cui l'uomo è diventato una forza geologica in grado di cambiare il mondo. Viviamo l'interconnessione globale, viviamo in modo radicale, come mai prima nella storia dell'uomo, questa dimensione di interconnessione. Quello schema che ci hai fatto vedere prima, che sì, come tante immagini adesso sì, lo trovavo, è molto efficace, anche mi chiedevo oggi come noi lo potessimo immaginare. Quindi oggi viviamo in quella società che cerca di avere a che fare con questa configurazione, che però secondo me è vero che è più complessa, è vero che il problema oggi, l'ansia che abbiamo, è quella di poter scegliere le relazioni, perché se noi vedevamo 5 segmenti, se dovessi descrivere oggi la soggettività, si trova con la crisi di alcuni segmenti che scompaiono, pensiamo a una tensostruttura, no? Dei cavi portanti, quindi i cavi portanti non ci sono più, ma c'è una moltiplicazione di segmenti, e quindi viviamo questo una difficoltà incredibile, in cui proviamo secondo me dei sentimenti appunto di invasione, di angoscia, di paura, di ansia, di la libertà di scegliere, no? Come dimensione. Tutti questi sentimenti, secondo me, esprimono questa tensione che oggi viviamo, che è molto difficile. Cioè, da una parte viviamo il trionfo dell'individualismo che ci impedisce a volte di riconoscere la dipendenza e la somiglianza che l'identità nasconde. E dall'altra parte, però, è più necessario che mai avere a che fare con queste dimensioni, perché siamo circondati. Cioè, il messaggio, siamo online pure mentre dormiamo. Quindi, credo c'è un livello di tensione di questo tema veramente alto. In questo mio libro, mi pare nel capitolo secondo, propongo anche di distinguere tra convivenza e coesistenza, tenendo presente che in italiano possiamo utilizzare questi due termini, che talvolta li usiamo in maniera intercambiabile, però hanno una sfumatura, no? Sono un po' diversi. E fra l'altro ho scoperto che anche un antropologo spagnolo che si occupa di immigrazioni eccetera, anche lui utilizza in spagnolo questi due termini, coesistenza e convivenza, cosa che non puoi fare per esempio in francese, che è coexistence. Anche in inglese non hai due termini. Allora, la proposta che così io faccio lì è questa. Coesistenza è fondato sulla separazione. Condominio è la tipica espressione della coesistenza, dove il criterio fondamentale è la separazione. Io vivo in questo appartamento e tu vivi nell'appartamento a fianco, e cerchiamo di non darci fastidio a vicenda. Ecco. La non interferenza. La non interferenza. La convivenza è il coinvolgimento.
Allora, se teniamo presente che oltre che essere due tipi, sono anche due dimensioni sempre presenti nella società. Anche una coppia che si ama molto e che certamente convive, condivide tante cose, però ha dei momenti di coesistenza, per fortuna. No? Il convivere e il coinvolgere proprio, è la relazione, insomma, il convivere, ecco. Alla luce di questa lettura antropologica, che secondo me fa fare una boccata d'aria, perché ci rendiamo conto che in realtà ne abbiamo ereditato una visione del soggetto megalomane, nel senso che soffriamo molto nello scoprire che siamo dipendenti, che appunto che possiamo agire molto poco sul mondo rispetto a quanto il mondo agisce su di noi. Probabilmente in altre società, in altre culture, non si soffre così tanto. Io credo che questa sera abbiamo trattato in maniera, ovviamente col tempo che avevamo a disposizione, due argomenti che sono enormi, cioè da un lato la relazione con il sé e dall'altro la relazione del sé col mondo. Resta un po' di perplessità, non di perplessità, di curiosità e di voglia di approfondire rispetto invece a questo vuoto delineato. Mi piace molto la dimensione del riconoscere delle somiglianze, questo mi piace moltissimo ed è secondo me un qualcosa su cui la società deve veramente riflettere anche per strutturarsi e organizzarsi. Rispetto al fatto che noi non siamo nulla se non la relazione che abbiamo col mondo, io mi permetto di continuare a esprimere un po' di perplessità, perché questo pensiero non mi torna completamente, ma non mi torna proprio profondamente, nel senso che mi chiedo che ci stiamo a fare. Allora, non ho approfondito questo punto nella mia esposizione precedente, quindi ne approfitto adesso per colmare questa lacuna, come si usa a dire. E cioè, la faccenda del vuoto su cui Maurice Lenard, che era l'etnologo che aveva scritto questo libro sui Kanak, aveva insistito, è uno dei punti su cui l'antropologia, ristudiando i Kanak, è ritornata e c'è stato un aggiustamento. Non è il vuoto. Un'antropologa inglese specialista di Nuova Guinea, anche lei, e cioè la Marilyn Strathern, ha scritto un libro dove lei mette in discussione proprio questo punto del vuoto. Dice: non è esattamente così. Per quanto mi riguarda, è proprio la proposta che io faccio di condividuo, va a dire che è vero che non c'è il nucleo sostanziale, c'è invece il con, che vuol dire che è il contenitore, dici tu. No, non fa da contenitore, è il con, è l'intreccio, è come dire, Hume diceva, il sé che cos'è? È una specie di Repubblica, cioè noi siamo una micro società, quindi anziché pensare al nucleo sostanziale, buttalo via. Tu dici butto via e allora c'è il vuoto. No, non c'è il vuoto. C'è una pluralità organizzata. Semplificando, mi piace pensare che ci sia il con e ci sia anche un pezzo di quella essenza. Ascolta, essenza. Io che sparo a zero contro l'individuo, quel con l'individuo sta a significare l'irripetibilità di ognuno, ma il che non vuol dire l'individuo. Noi siamo dei singoli, io concedo questo, siamo dei singoli, non degli individui. Singolo, sai cosa vuol dire? Un piccolo insieme. Questo è molto bello. Singolo vuol dire piccolo insieme. La irripetibilità si sposa benissimo con le somiglianze, benissimo. Cioè, io suono, che so, la sonata, l'opera 111 di Beethoven, stasera la suono in un modo, domani sera inesorabilmente la suonerò in un modo diverso. Somiglianza, ma anche irripetibilità. Bello. E quindi stai tranquilla.